noto, è grave. Non conosceva? Sì, di vista, lui era da molti anni all'archivio. Comoda la tesi del suicidio, vero? Però il fatto è che si è ucciso, questo è certo. Badiamo ai casi nostri, noi. Intanto, non secchi più la vedova. Va bene? È un consiglio? Adesso no. È un ordine. Il grande caldo di Fritz Lang, 1953, è uno dei grandi film di Fritz Lang, tratto da un romanzo di William McGiven, che ha scritto vari libri sulla crisi del poliziotto. E qui c'è un personaggio che è molto langhiano, perché è un normale, tranquillo, anche se rigido, poliziotto che subisce, diciamo così, una violenza familiare e da quel momento pensa solo alla vendetta. Allora questa persona per bene, per tutto il film, si trasforma in una cinica proprio macchina da vendetta. Non si arriva ai giustizieri della notte, perché qui siamo in un cinema, in una morale diversa, però Lang osserva come proprio in una persona che sta dalla parte dei buoni, in determinate condizioni in questa persona si possa manifestare anche degli aspetti oscuri dell'identità. Se qualcuno la ucciderà, le prove verranno fuori. È così che lei ha predisposto, è vero sì o no? Lei ha messo i documenti al sicuro e con quelli tiene la gana per il collo. Ma io non sono la gana. A momenti l'ammazzavo. Dovevo farlo. Avresti fatto male. Perché allora non ci sarebbe molta differenza fra te e Stone. A questo proposito c'è un'altra figura famosissima del film ed è la pupa del gangster interpretata da Gloria Grant, che però ha una coscienza di quanto sia umiliante, no? questa vita, e in una scena famosa lui la sfigura lanciandole, no? Di Marvel, lanciandole del caffè sulla guancia. Non è vero, non è vero! No, mi ha accompagnato al cinema! Al cinema, eh? Al cinema, sporca bugiarda! Da quel momento lei sarà sempre inquadrata o da una o dall'altra parte, perché da una parte sarà sempre la bella ragazza di prima, dall'altra sarà completamente sfigurata, e in questo c'è proprio una figura simbolica, no, di tutto il cinema di Lang, dove tutti abbiamo un nostro aspetto, no, di bellezza, e dall'altra quello invece di una negatività che è sempre presente. È Fritz Lang, che è uno dei grandi nomi del noir e uno dei grandi nomi del cinema tedesco, trapiantato negli Stati Uniti negli anni 30. Altro pregiudizio critico che c'è stato per molto tempo, quello di sostenere che i grandi film da artista di Lang erano quelli del periodo tedesco, mentre il Lang americano è un Lang più commerciale. Che bella palla che hai. Come ti chiami? Elsie Beckman. Questa cosa qui non solo non è assolutamente vera, ma per certi aspetti il lavoro negli Stati Uniti, con le costrizioni dell'industria, dei generi, eccetera, in realtà ha fatto evolvere in modo positivo il linguaggio di Lang, come lui stesso ammetteva e sosteneva.